La cosa che George preferiva il sabato mattina erano sicuramente i pancake. Ciao, George! Ho un nuovo libro da leggere. A meno che non ci fosse un nuovo libro da leggere. Se no, era quella la cosa che preferiva. Il libro parla del riccio nascondiglio. Trova posti per nascondersi tutto il giorno nella sua stanza preferita. Sembra mattina presto, vero? Vedi dov'è nascosto? Sì, l'hai trovato! Oh, giusto! Eccolo là! Com'è salito lassù, mi chiedo? Non lo chiedevo a te. Oh, ho promesso alla dottoressa Wiseman che l'avrei aiutata a scegliere una nuova lente di ingrandimento. Continua a cercare il riccio. Io torno presto. George decise di uscire e far vedere il libro agli amici. Quella era la stanza del libro. Come mai era nei grandi magazzini di Mabel? E cosa faceva Kaylee nella stanza? Ciao, George! Oh, è il libro! Vuoi entrare nella vetrina? Non l'ho ancora finita del tutto. Ma lo farò dopo pranzo. Muoio di fame. Ciao, George! Ma dove si nascondeva il vero riccio nascondiglio? Ma il cestino della biancheria non c'era. Trovare il vero riccio sarebbe stato abbastanza faticoso. Si sarebbe seduto sulla poltrona in cerca di indizi. La poltrona era di cartone. Per forza si era demolita. La poltrona non andava bene. A Giorgia ne serviva una più resistente e più comoda. La poltrona dell'uomo dal cappello giallo sarebbe stata perfetta. Il problema era che la poltrona dell'uomo dal cappello giallo era molto pesante. Giorgio non sapeva che la poltrona avesse tutta quella roba sotto. Triangoli. Un triangolo in ogni angolo. E una croce che formava altri quattro triangoli. Forse era quello che rendeva la poltrona così resistente. Triangoli nascosti. Forse se Giorgio avesse aggiunto dei triangoli come questi alla poltrona di cartone, sarebbe stata abbastanza resistente. Era necessario un progetto. Disegnare poltrone faceva venir fame. Quelle punte ricordavano a George il riccio nascondiglio. Hmm.
George voleva rendere questa poltrona più simile a quella del progetto. Cosa poteva usare per costruire la croce? Gli servivano 4 triangoli per gli angoli. Se le zampe fossero state triangolari, sarebbero state abbastanza forti da sostenerlo. Sembrava resistente, ma avrebbe retto il suo peso? Ora George poteva rimettersi a cercare il riccio nascondiglio. Era nascosto nella pianta. Non era in nessuno dei nascondigli del libro. George doveva accettarlo. Il riccio nascondiglio non era ancora nella stanza. Tutta la stanza sembrava così bella che George decise di leggere il libro da capo. George, cosa ci fai ancora qui? Ma che bella! George, sei stato tu a farlo! Devo sedermi e rendermi conto. Oh no, George, la poltrona da esposizione non reggerà il mio peso. George, ma è...
È davvero una cosa straordinaria! Il riccio con gli aculei! Ma è fantastico! Mi sono sempre chiesta come ci fosse salito. Evidentemente è stato aiutato a salire da una scimmietta.